Ottimo. Allora, Chiara, ci dici com'era queste 2 settimane di prova di acqua, Kangen? Allora, io sono da 2 settimane Gaiarde che la sto usando. Sono partita con l'8.5 di pH, è carina. E l'ho bevuta per 2 o 3 giorni e la cosa che mi ha più colpito di tutte è stata che è come se il mio corpo non avesse mai bevuto acqua, quindi ero Wow. affamata, assetatissima di acqua, tanto da berne proprio mediamente 5 litri tutti i giorni. Wow. E che mi sono detta, e proprio ero attratta, nel senso che bevevo un bicchiere e ne volevo subito un altro, cosa che non mi succede con l'acqua normale. Mediamente ne berrò 1,5 litri, 2 al giorno, non sto a contare, ma circa lì 5 litri penso di non averli mai raggiunti in vita mia di acqua da rubinetto in bottiglia. Ottimo. E subito mi sono sentita più energica, penso praticamente da subito, adesso devo farmi un po' memoria mente locale dei ricordi. Più energica da subito, poi sono passata dopo 2 o 3 giorni a 9,0 di pH. 9.0, sì, ho visto che avevi bisogno Sì, di... più energica, e lì mi sono sentita più energica, meno fame, molta, 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 molta meno fame, ma veramente Sì, c'è. dicevi che acqua è molto, po' più corposa. Sì, l'idea di bere acqua con un senso, cioè che l'acqua avesse sostanza dentro, ok? Invece quell'altra, sì, bevi acqua perché hai sete, ma non senti questo gusto, questa corposità dell'acqua. E molta, molta meno fame e ho cominciato a mangiare cose che prima non mangiavo, soprattutto albicocche, nel Wow. senso che io la frutta non è che ho questo rapporto idilliaco, ma albicocche ne ho mangiate e ne mangerei praticamente tutti i giorni. L'acqua è come ti avessi, scusa, guidato cosa sarebbe meglio per te Sì, a sì, sì, mangiare, ti ha dato sì, una guida, sì. diciamo. E ho sentito anche che quelle volte che ho mangiato, all'inizio è successo così, che ho mangiato qualcosa che per il mio corpo non andava bene, ho anche vomitato la sera, proprio Wow. come se mi avesse guidato a dire no, questa cosa a te Per te non blocca va bene. e non va bene. E poi rialzando ho continuato a bere sempre 5 litri di acqua tutti i giorni, ma proprio ma non per imposizione mentale, ma proprio perché Avevi sì, bisogno? è come se il mio fisico fosse assetato, avesse trovato un'oasi di acqua. Finalmente Finalmente acqua! un'acqua. E riguardo la pelle, dicevi? Tempo neanche una settimana, mi sono sentita la pelle diversa, mi sono accorta soprattutto della pelle del viso, che io sono anni che ho la pelle da novantenne del viso, proprio secchissima, cioè ci butto su di tutto proprio per cercare di tamponare sta cosa senza grandi effetti. E mi sono accorta perché mi è venuto spontaneo, senza alcun sforzo. Non mettermi su niente, nel senso, dopo 2 o 3 giorni che lo mettevo su più crema, non usavo La crema, tipo pazzo, pelle ho detto, ma non sto mettendo niente e la pelle non mi tira più. E me la Wow. sono sentita proprio come se avessi la crema, ma io mi Bellissimo. tocco anche adesso la pelle del corpo, È più cioè idratato. ci prendo gusto a toccarmela perché dico, che bella, cioè diventa morbida. E poi Ottimo, quando bellissimo. abbiamo alzato il pH 9,5, e lì invece mi ha buttato fuori, è andata a ripulirmi dalla candida, cioè io sono anni che ho sta candida più o meno in agguato, più o meno silente, ok, ma da una vita, proprio un mio punto debole, e lì proprio ho capito che mi stava proprio depurando, quindi è stato un passaggio un po' duro perché comunque sia, logicamente mi sentivo più stanca con la candida. Ok. Ah, e riguardo l'energia, come ti senti energeticamente? No, adesso bene, però cosa è successo? Che mi stava ripulendo dalla candida, poi le 2 settimane di acqua sono finite, ho fatto una settimana senza, quindi una settimana senza acqua che mi dava sostegno, con la candida avviata, mi sono trovata veramente scarica con le gomme a terra e la Vesna con grande cuore mi ha detto bevi ancora acqua, Bevi. per Che ti fortuna. fa E bene. quindi adesso sono alcuni giorni che ho ripreso a berla, la mia energia è ritornata bella al top.
veramente. E riesci a fare tante cose, giusto? Visto che hai due figli, sì, maschi, sì, casa, lavoro, sì. Molta più sento energia. Anche molto meno le gambe pesanti, mi dà meno fastidio il caldo. Sopporto molto di più il caldo, mi dà meno fastidio veramente il caldo che prima c'è. Non lo tolleravo perché proprio mi sfiaccava tantissimo, o meno capogiri. Wow! Perché non lo so se mi è alzata la pressione o cosa, o proprio per questione di maggiore idratazione, sopporto più il caldo, ho meno capogiri quando mi piego, e le gambe meno gonfie e meno pesanti, mi sento proprio più sgonfie in generale, perché tendo a trattenere i liquidi soprattutto l'estate. E anche meno male le vene. Wow, ottimo. Sì, in generale così, sono arrivata anche qualche sera a far fatica a prendere sonno da quanta energia avevo. Cose senza acqua, tipo alle... Ecco, vai. Quindi ecco, nel mondo dell'acqua ci sono infinite scelte che uno può fare, quindi veramente ci sono moltissime proposte. Io sono partita abbastanza senza aspettarmi chissà che, proprio perché c'era sta prova gratuita. Non avrei mai pensato di ottenere in 2 settimane gagliarde questi risultati, non proprio mai. E però ti dico, quando sono stata senza me ne sono accorta, soprattutto del valore che ha, e quindi il mio proposito proprio di acquistare Kangen Aqua e di farla bere a tutta la mia famiglia, perché vedo quanto bene sto io, quindi ottimo, ottimo, bellissimo, grazie, 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 grazie Chiara, grazie, ciao, grazie. Ciao.